Eccomi qua con la tartaruga bag. Quando ho visto questo tessuto me ne sono innamorata subito perché ha un bel cotone molto pesante che io ho anche provveduto a trapuntare, come vedete, perché mi piace moltissimo il disegno trapuntato e poi dà una certa consistenza alla borsa. Quindi adesso così è una borsa a 4 stagioni, comunque in cotone. Ha la fodera in rasone, un raso molto pesante, azzurro, azzurro che riprende molto la borsa, tinta unita. Ho fatto la tasca esterna molto ampia, solo su un lato, su questo ho tenuto il lato pulito. Qua c'è la pattella che ha una chiusura con doppio bottone automatico, sono bottoni che tengono veramente tantissimo. E poi ho fatto questa chiusura gancio su gancio, questo è fatto a cuore, adoro questo piccolo gancettino, è l'ultimo che mi è rimasto. E si apre a molla sia questo che anche quello sotto. Scusate, ma sono rovescia, quindi non vedo. Quindi, agganciata così, la borsa non si apre più. In più, chiudiamo anche gli automatici, che sono veramente molto robusti. E uno, due. Quindi, in questo caso, la borsa è assolutamente ermeticamente chiusa. Ho fatto una tracolla, che non è lunghissima. La puoi portare comunque sia a spalla che a tracolla veramente. Si può togliere. Si può mettere una tracolla regolabile, sempre in tinta unita, che possa piacere. Così ho utilizzato il colore, scusa, lo stesso tessuto della borsa, tenendo la parte azzurra. All'interno abbiamo la fodera, abbiamo una tasca grande con bottone a pressione, è molto spaziosa. Non l'ho ancora misurata, non mi ricordo le misure, ma il fondo è 10 cm, quindi è abbastanza spaziosa anche sul fondo. Poi mettiamo gli occhiali e misuriamo e vediamo quanto. Mamma che scorfano che sono stasera, sono proprio cotta, tra poco si va a nanna. Questa borsa misura esattamente 35, è quadrata, 35 per 35, proprio esattamente quadrata. Comodissima, spaziosa, robusta, in lavanderia lavata a secco, torna come nuova. Si può mettere anche in lavatrice, poi però serve un buon ferro da stiro per ridarle forma, logicamente, ma si può anche mettere in lavatrice in un lavaggio abbastanza delicato. È un modello molto, molto semplice, che possono fare un po' tutti, quelli che hanno un po' di dimestichezza. Ho unito anche la pochettina, il portaocchiali e anche il borsellino, che si può avere in due versioni, borsellino quello chiuso normalmente con il bottone automatico oppure con la chiusura metallica a bacio, o detta la chiusura della nonna praticamente, la clutch. Ok? Fatemi sapere se questo tessuto vi piace, se avete qualche idea per il Natale, se posso esaudire i vostri desideri. Ciao, buonanotte!